Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Ciao Glauco, buongiorno! Buongiorno! Glauco, dinamite! Glauco, siamo nelle terze medie, siamo all'istituto? Alessandro Volta. Oh, cosa ha fatto Alessandro Volta? Cosa ha inventato, ragazzi? La batteria. La pila, quella volta era la pila, batteria è un po' più moderno, ha inventato la pila. Dove si buttano le batterie? Nei contenitori speciali. Nei contenitori speciali, esatto, che sono sparsi nei supermercati oppure... anche nei centri commerciali, per esempio. Ecco, oppure nei tabacchini, anche vicino alle poste, esatto. Nei luoghi pubblici, esatto, vicino, esatto, bravo, ci sono dei contenitori appositi e lì ci buttiamo tutti i rifiuti speciali, una lampadina per esempio, anche, ecco, va portata all'isola ecologica. Glauco, presentami le due classi, terza A e terza B, qual è la classe più forte? Secondo me la terza B, perché è la tua. Sì. Allora, siamo pronti per giocare, dillo ai nostri telespettatori, dici, cari telespettatori, siamo pronti per giocare, abbiamo due manche particolari, una sulla donazione del sangue e un'altra sulla raccolta differenziata, quindi pensaci tu e poi dai i nomi. Cari telespettatori, ora faremo due gare, una sul riciclo e una sulla raccolta del sangue, che parteciperanno entrambe le terze. Vinca il migliore. Ecco, vinca il migliore. Come si chiamano le gare? Donor Green Game e Donor Game. Ma sei un mito, applauso, andiamo, bravo. Nuova stagione di Donor Game, Green Game. Quest'anno parliamo di cittadinanza attiva. Inclito e gentilissimo pubblico della TV e del web, ci troviamo a Colle Marino di Ancona, all'istituto Alessandro Volta, che ha a che vedere in qualche modo con la raccolta differenziata, visto che ha inventato un oggetto del quale si parla e soprattutto spesso e volentieri si sbaglia posto nel quale conferirlo. Ed eccoci pronti allora per la gara, si parte, batteria di 6 domande, vinca il migliore, l'intervallo di età di un individuo per diventare donatore. Qual è? 18-65 anni, schiacciate 2 se pensate che sia tra i 18 e i 60 anni, 18-80 anni oppure maggiore di 18 anni. Tempo scaduto, vi abbiamo dato anche troppo tempo, devo dire la verità. Perché non funziona? Hanno risposto bene in due, quindi funziona perfettamente, fatemi un applauso. Hanno risposto bene in due. Lui è Formentano e poi c'è un megafono. La domanda è la seguente. Quante persone risposero al primo appello di Vittorio Formentano nel 1927 per la costituzione dell'Avis? Sono 5, sono 13, sono 17 o sono 73?
chissà. 17, ed è la risposta esatta, fatevi un applauso, bravissimi. Sacca di sangue, la domanda è la seguente: quando scade una sacca di sangue? Quanto dura una sacca di sangue? Scade dopo 6 mesi. Non ha scadenza, il sangue lo possiamo conservare tutte le volte che vogliamo. Dopo 15 giorni o dopo un mese? Serve il sangue perché non si crea in maniera artificiale, ma non vi preoccupate, a male non ci va mai, anche se dura soltanto un mese. Avete sbagliato tutti e due, dura pochissimo in realtà, dura solo un mese. Sì, certamente questa occasione che è stata data all'Avis per farsi conoscere attraverso, diciamo, questo gioco che diciamo coinvolge tutte le scuole delle Marche, quindi un'iniziativa molto interessante per far conoscere l'associazione ai ragazzi. Occhio a questa fotografia, ragazzi, potrebbe essere interessante. Attenzione, vedo degli oggetti, una scatola delle scarpe nella carta, vedo una chiave inglese nell'acciaio, vedo un flacone di detersivo nella plastica e un TV Color nel vetro. Quale sarà mai l'errore? Andiamolo a leggere. Scatola nella carta 1, chiave inglese nell'acciaio 2, monitor nel vetro 3 o flacone di detersivo nella plastica? Fin troppo semplice. 2 sono contenitori, 1 è un oggetto particolare, siccome sì, è d'acciaio e quindi può essere riciclato e recuperato al 100% e un milione di volte e all'infinito perché viene fuso. La risposta esatta era chiaramente monitor nel vetro, bravissimi, 2 su 2. Guardiamo questo video insieme e vediamo che succede. Gli imballaggi in carta e cartone sono rinnovabili, riciclabili e i più utilizzati nel comparto alimentare. Sei tu il primo anello del ciclo del riciclo. Riduci sempre il volume degli imballaggi. Carta e cartone vengono trasportati al centro di selezione e vengono suddivisi e puliti sia con azione meccanica che manuale. La carta selezionata viene pressata in balle e trasportata in cartiera. Le balle di macero entrano in un enorme frullatore, dove le fibre mescolate con acqua si dividono e vengono trasformate in bobine di nuova carta riciclata. Ogni minuto in Italia si riciclano 10 tonnellate di carta, che diventano nuovi imballaggi, quaderni e cartellette. In 15 anni il riciclo della carta ha portato al risparmio di 54 milioni di tonnellate di CO2. Avete visto allora la Comieco, vi ha presentato questo video particolare che parla della carta, avete visto anche la persona che spostava la carta, gli errori che abbiamo commesso, avete visto c'erano 2 omini stilizzati, però c'erano, e quello è il costo, per cui dobbiamo fare attenzione e fare una raccolta differenziata della carta corretta. Ma la domanda è un'altra: in 15 anni quante tonnellate di anidride carbonica si risparmiano? Ecco apparse anche in TV le 4 possibili soluzioni. La risposta esatta è 54 milioni di tonnellate. Tutti attenti, complimenti ai nostri ragazzi. Ecco la slide di conferma, 54 milioni di tonnellate. Vi chiedo dove si butta lo scontrino fiscale, indifferenziata, carta, vetro o plastica? La risposta esatta è indifferenziata, 2 su 2. Bravi, anche voi a casa non lo buttate nella carta, è carta chimica o termica, quindi non si può avviare al riciclo. Buttatela nel contenitore dell'indifferenziata, va in discarica, non è una risorsa. L'aspirina scaduta invece va nell'umido? Va nell'indifferenziata? La faccio ingoiare al mio compagno di banco o la porto in farmacia? La si riporta in farmacia, bravissima, brava, bravi ragazzi, ottimo lavoro. Andiamo con un altro video, attenzione, questo è molto interessante, allora vediamolo insieme. Qualcuno che butta nella plastica degli oggetti di plastica come la bottiglia, il contenitore della crema, sono tutti e 2 contenitori come vedete, il cavo del computer no. Biscotti, ve l'abbiamo detto, biscotti, patatine, l'evidenziatore no, sacchetto delle patatine anche se unto ci va, il giocattolo,
abbiamo imparato che non si butta nella plastica. E neanche il telecomando va all'interno del contenitore della plastica. Ringrazio il Mimo che ci ha fornito Correpla, il consorzio per il recupero della plastica. Un oggetto tra questi è stato correttamente conferito nel bidone della plastica. Quale tra questi? Cavo del computer, evidenziatore, giocattolo, sacchetto delle patatine. La risposta esatta era il sacchetto delle patatine. Beh, l'iniziativa è sicuramente molto interessante perché consente ai ragazzi comunque di acquisire non solo delle conoscenze ma anche un saper essere poi da spendere nella vita di tutti i giorni, quindi a casa e nel territorio. Bene, tipo di metodologia? Il gioco, quindi la metodologia più ludica, si fissa sicuramente in modo diretto sulla mente e quindi arriva così con un canale immediato ai ragazzi. Il tempo d'attenzione si dilata molto, i ragazzi oltre ad essere più attenti per più tempo apprendono in maniera forse più efficace i concetti che magari vengono spiegati normalmente in classe, invece così sicuramente qualcosa di più carino per loro, accattivante. E come prima dobbiamo scoprire qual è il vincitore. Tra la terza A e la terza B abbiamo sicuramente una classe più green dell'altra, vorremmo tanto capire qual è questa classe green, le nostre carte girano alla ricerca disperata del risultato finale, esulterà una delle due terze, per la precisione esulta la terza A! Bene, è tutto, un bel applauso dall'Istituto Volta di Colle Marino in provincia di Ancona, ciao, a domani per un'altra puntata di Donor Game Green Game, ciao! Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre.